Buongiorno cara, sono rientrato. Buongiorno amore, mi sei mancato. Che c'è di buono per cena? Ti ho preparato l'oca ripiena. Oggi in ufficio una giornata stressante. Oggi in casa innaffiato le piante. Sognavo da ore questo bel pasto. Purtroppo caro, ho avuto un guasto. Si è rotto il tubo dell'acqua in giardino. Dacci un'occhiata, o bel maritino. Questa prece mi pare inopportuna. È una supplica che non mi si addice. In questo caso ci vuole un fontaniere. Tu lo sai bene, io sono un ingegnere. Io sono un ingegnere. Lui è un ingegnere. Io sono un ingegnere. Lui è un ingegnere. Un ingegnere nucleare. Un ingegnere nucleare. Io spezzo gli atomini. Lui spezza gli atomini. Buongiorno cara, sono rientrato. Buongiorno amore, mi sei mancato. Oggi martedì è il giorno dell'abbacchio. Ma lo lezzo che avverto tradisce un tuo errore. Tu non hai messo il pistacchio. È stata una svista. Ho avuto problemi in cucina. Si è fulminata la lampadina. Avresti tempo di cambiarla, caro? Tu sai benissimo che il tempo è denaro. Il lampadario dovresti far vedere ad un elettricista e non a un ingegnere. Io sono un ingegnere. Lui è un ingegnere. Io sono un ingegnere. Lui è un ingegnere. Un ingegnere nucleare. Un ingegnere nucleare. Io eccito i fotoni. Lui eccita i fotoni. Solo. Buongiorno cara, sono rientrato. Buongiorno amore, mi sei mancato. Oggi è l'ultimo venerdì del mese, il giorno del pesce palla alla Marsigliese. Oibò, oibò, ma non vedo o far bacco nel salone pronta l'imbandigione. Nel tinello la tavola è apparecchiata, perché come vedi una gamba si è spezzata. Purtroppo si è rotta poco prima che tu tornassi, e pensando che forse eri meno stanco del solito e fosse per te un'esperienza creativa provare a ripararlo. Ma poi ci ho ripensato subito, anche se è tardi, meglio chiamare un falegname. Brava! Questa cosa mi fa estremamente piacere. Hai capito che ti sei sposata un ingegnere. Io sono un ingegnere. Lui è un ingegnere. Io sono un ingegnere. Lui è un ingegnere. Un ingegnere nucleare. Un ingegnere nucleare. Thank you.
eccomi qua. Era tanto tempo che aspettavo qui su come. Guarda caso, che combinazione, ce n'ho proprio uno a disposizione. Vieni Francesco, ti prego, in cucina, si è fulminata la mia lampadina. Sembra di tempo, là ce lo spenno, sa lampadina, e la recenno. Zoppo e facile se non demoi ci metto una fiega. Buongiorno cara, sono rientrato. Cara, buongiorno cara, sono rientrato. Il tavolo vedo già riparato. Oibo, oibo, diamo un'occhiata al tubo in giardino. Corpo di bacco aggiustato di fino. E da qui vedo la luce in cucina. Qualcuno ha cambiato la lampadina. Cara, mia dolce metà, il tuo ingegnere, eccolo qua. Che sorpresa, sei già rientrato. Oddio, quanto mi sei mancato. Amore, amore. Brava, hai chiamato il fontaniere, l'elettricista e il mobiliere. Mamma mio caro, mi sono ingegnata, una sola persona è stata chiamata. Oltre che bella, lucente e radiosa, tu sei una moglie parsimoniosa. E chi è costui che tutto sa fare e che perciò ci fa risparmiare? Lui è Francesco, ragazzo assai gaio, tu lo conosci, il garzon del lattaio. Non lo ricordo, ma certo fu lesto. Ma dimmi moglie, quanto ti ha chiesto? Non tanto quanto, piuttosto che cosa? O un pompino, oh, o una torta golosa? Tu sai cucinare? Sei una cuoca vera. Forse una cuoca, ma non pasticcera. Non è una pasticcera. Non sono pasticcera. Io sono un ingegnere. Lei è un ingegnere. Io eccito i fotoni. Lui eccita i fotoni. Io spezzo gli atomini. E io faccio un ping. Ingegnere, ingegnere.